Benvenuti nella terra del Doc a Boc, dice la botte. Botte grande e grande vino, e questo ci dice che siamo proprio nella terra del buon vino. Siamo tra Borgomanero, Novara, Pratosesia, siamo nella terra dei vini migliori d'Italia. E allora a Boca inizia questo percorso odierno alla scoperta di tante cose nuove. E la prima scoperta che facciamo è con le quattro cose interessanti, i quattro motivi che il sindaco di Boca, Mirko Mora, ci vorrà spiegare in questo municipio del quale parleremo, perché ha una struttura e un'architettura molto strana e sembra di entrare in una grande scenografia quasi hollywoodiana, con queste scalinate che salgono e che scendono. Ma entriamo e incontriamo allora Mirko Mora, l'alto sindaco di Boca. Oggi parliamo di cose buone, cose gustose, parliamo naturalmente di vino, e per parlare di vino non potevamo che venire a Boca. Mirko Mora, sindaco, allora quali sono i quattro motivi per scegliere Boca, oltre al vino? Beh, sicuramente il vino di Boca è l'apertura dovuta a questa doc storica della provincia di Novara. Poi direi il paesaggio, perché comunque le nostre colline, che sono legate al vino, stanno rifiorendo proprio grazie a quello che i produttori hanno fatto in questi anni e stanno continuando a fare, perché comunque se si passa nella strada che va verso Grignasco si resta colpiti dai lavori che si stanno facendo per ripristinare le nostre colline. Poi direi la storia e le tradizioni, quindi tutto quello che è legato alla cultura contadina, che è sempre presente nelle nostre terre, e non da ultimo sicuramente il ruolo che riveste il santuario nel nostro paesaggio e nelle nostre tradizioni, nella nostra devozione cristiana. Tra l'altro Boca è anche una delle tappe del percorso antonelliano. Certo. Certo, il santuario è un esempio di quello che è l'architettura dell'Antonelli. Nelle carte sembrerebbe che è stato una prova generale di quello che è poi stata la mole antonelliana. In effetti il santuario come visto adesso è una minima parte di quello che era progettualmente stato fatto dall'Antonelli. Sarebbe stato con una guglia che ricorda molto la mole antonelliana, o anche solo il Duomo di Novara. Essendo forse una delle prime esperienze, poi ci sono stati degli intoppi, il santuario è stato poi finito dal figlio dell'Antonelli, però comunque c'è stato un crollo, ma le testimonianze di quello che doveva essere all'inizio, storicamente, la visione dell'Antonelli di questa porta della Sesia, perché lui l'aveva vista come la porta d'ingresso nella Valsesia, ci sono, e sono comunque sicuramente una forte fonte storica dell'Antonelli. Salendo le scale, o vedendo da lontano questo municipio, sembra una cosa creata architettonicamente in modo molto scenografico. Chi è che ha pensato a queste gradinate che si intersecano? Ha l'architettura anni 70, quindi grandi spazi, grandi scalinate, effettivamente quasi la metà dello spazio di questo palazzo, è una scalinata d'ingresso. Quello che noi abbiamo come orgoglio su questa scalinata è quella vetrata colorata in vetro piombato dell'incontro di Teano, che è stato tra l'altro nel 2011 l'abbiamo restaurato in concomitanza con il 150° dell'Unità d'Italia. L'architettura sinceramente non so, credo di avere un nome, ma non sono sicuro dell'ingegnere che avesse fatto il progetto, però ha una struttura anni 70, ecco. Allora, noi siamo qui in un luogo molto particolare e speciale, perché vogliamo raccontarvi cosa succede a Boca in certi momenti dell'anno. Tra pochi giorni poi ci diranno cosa, ma soprattutto cosa succede quando i bochesi,
o i soci della Proloco si radunano per festeggiare un vino, e il vino non poteva che essere il Bocca. Corrado Migliavacca, segretario riconfermato della Proloco. Parliamo di Bocca, Doc, sì. E naturalmente parliamo anche della manifestazione più importante che la Proloco organizza. Sì, è vero. La Proloco, nata già 40 anni fa, e organizza questa mostra del vino. Quest'anno organizzeremo la 43esima edizione. Sarà dal 17 maggio all'8 giugno, 3 settimane dedicate proprio ai produttori, alla degustazione e alla vendita del vino. E in più, durante queste 3 settimane, ci saranno delle iniziative collaterali, iniziative culturali e soprattutto le cene del sabato sera, che ormai sono una prerogativa proprio della Proloco, con sempre la sala piena, diciamo, con i nostri cuochi che preparano proprio delle pietanze del territorio. Noi abbiamo sentito parlare di un gruppo di comuni che compone questo territorio nel quale il Bocca Doc è presente. Sono 12, mi pare, i produttori sparsi non solo tra Bocca e Maggiore, ma anche su altri comuni. Infatti il Bocca Doc è un prodotto di nicchia, diciamo così, ed è coltivato nei 5 comuni che compongono appunto il Bocca Doc, che sono Grignasco, Cavallirio, Maggiora, Pratosesia e Bocca. Parlando di buon vino, non si può dimenticare un'iniziativa che ha caratterizzato l'attività di un progetto Interreg sulla biodiversità. Qualcuno ricorderà che lo scorso anno, in estate più o meno, avevamo presentato una puntata che partiva da Armeno, dal Museo degli Alberghieri di Armeno. Perché? Perché lì era avvenuta la consegna da parte del Consorzio Proloco al Museo degli Alberghieri del primo step della raccolta di tutte le etichette dei vini del quadrante novarese. Cosa vuol dire quadrante novarese? Vercelli, Biella, Novara e Viciò, quella che un tempo era la grande provincia. Allora, visto che siamo a Bocca, parliamo di vini, parliamo di etichette, rivediamo quel servizio e poi vi porteremo dove? E vi porteremo dove nascono e si vendono gli abiti per gli albergatori, per gli hotelier, per i camerieri e tutta la gente che lavora negli alberghi. Il Museo Alberghiero di Armeno si arricchisce dunque di qualche cosa di nuovo, insomma questa storia dei vini del Novarese raccontata attraverso le etichette. Sì, noi quando Dario Lorenzini ci aveva presentato questo progetto abbiamo subito aderito e abbiamo visto che era interessante, perché raccogliere tutte le etichette della grande provincia di Novara mi sembrava utile, un ricordo perché le case vinicole tutti gli anni cambiano le etichette, queste sono quelle vecchie che piano piano andranno poi a essere rinnovate con quelle nuove, perché per esempio al Cantalupi quest'anno ne ha messe fuori altre 5 nuove, perciò piano piano abbiamo ancora in magazzino un centinaio di cantine minimo da esporre e speriamo di trovare uno sponsor che ci dia la mano per poter ancora migliorare il nostro museo. Non ho saputo resistere e ho tolto il cappello da cuoco per indossarlo, perché voglio capire chi sono i giovani che vengono qui a servirsi, e qui siamo a Gozzano, nell'unico punto vendita del Cuso e del Viciò, mi sembra, dove si vende appunto tutta l'attrezzatura e tutto il vestiario per i camerieri. Signora Lorenza, lei da molto che lavora in quest'ambito e quindi conosce anche le necessità dei giovani. Tanti giovani che scelgono di fare il cameriere, chi aiuta a cucina, chi cuoco, eccetera. Esatto. Sono 3 anni che abbiamo girato con questo settore, su questo settore alberghiero, che comunque dà delle buone soddisfazioni.
Ma c'è ancora molta richiesta? Ci sono le scuole per formare? C'è molta richiesta, specialmente quando iniziano le scuole, le varie scuole di Stresa, i vicinati, così, arrivano con le varie liste, dove noi poi facciamo anche degli sconti particolari appunto per le scuole, e li serviamo. Questo durante l'inizio delle scuole dell'anno. Poi adesso piano piano ci stanno conoscendo e anche chi lavora viene a servirsi da noi, cioè la cucina dove possiamo servire il cuoco dal cappello al grembiule, alla giacca da cuoco, ricamiamo quello che il cliente ci chiede e ci stiamo. Ma il cliente viene qui già formato, sa cosa vuole? No, assolutamente no. Noi abbiamo le cose basiche dove più o meno sono le cose che più richiedono. Poi abbiamo anche poi una ditta dove ha tutto il necessario e in una giornata noi riforniamo di quello che c'è bisogno, taglie, colori e ogni esigenza, ogni persona ha un'esigenza diversa. Oggi vogliamo fare un salto in uno showroom molto particolare che offre tantissime soluzioni per arredare o per completare l'arredamento della casa e nel punto più importante della casa, secondo me, quello dell'arredo bagno. Qui abbiamo un piano doccia che in realtà non era così, ma è stato trasformato. Perché? Dalla vasca abbiamo messo il piatto doccia, il box doccia, i pannelli idrorepellenti e in 6 ore è diventato un box. Quindi in pochissimo tempo si cambia la vasca e si trasforma quella vecchia vasca che era in un comodissimo box doccia. Ma quali sono i vantaggi? Che non ci sono più barriere architettoniche, il piatto doccia è alto solo 4 cm, non si fa fatica a entrare e l'impianto di scarico è nuovo. Ecco, questa è solo una delle cose che abbiamo visto molto importanti, ma qui abbiamo tantissimi altri prodotti che E-Form produce direttamente. Sì, noi produciamo i box doccia, le colonne idromassaggio e questi sistemi doccia qua. Qual è la richiesta più forte che viene dal mercato oggi? Sostituzione vasca con il box e rifacimento bagno. Noi lo facciamo in 10 giorni, lo demoliamo tutto e lo ricostruiamo completamente nuovo. Quindi senza lasciare traccia? Senza lasciare traccia, sì, in 10 giorni. Poi comunque dobbiamo dire che ci sono anche tantissimi altri sistemi di riscaldamento qua, di approvvigionamento dell'energia. Sì, puntiamo tanto sulla classe A delle abitazioni, quindi pompa di calore collegata al fotovoltaico, cappotti termici, riscaldamento pavimento, tutte le cose che servono a risparmiare l'energia, insomma. E poi naturalmente la rubinetteria, la piastrelleria. Ci va, sì, tutto quello che serve per fare una casa completa, insomma. E naturalmente non si può dimenticare che qui avete anche una vasta scelta nel campo degli arredamenti degli interni, ma soprattutto per i serramenti. Sì, abbiamo serramenti Fistral, che sono serramenti in PVC in classe A con una trasmittanza termica molto bassa. Mentre questo pavimento curiosissimo che sto guardando, che sembra illuminato, sembra qualcosa di mai visto. Questo è un pavimento in resina dove abbiamo annegato dentro delle fibre ottiche che danno questa particolarità di luci. Ma non è che riscalda il pavimento? No, è solo un'immagine. Un'immagine. Sì. Beh, allora su questa immagine noi ci lasciamo, ma sicuramente avremo modo di ritornare a visitare questo showroom a Briga Novarese. Prima di raggiungere Maggiora non potevamo dimenticarci che uno dei momenti di attrazione, un momento molto particolare, che tra l'altro visiteremo ancora tra qualche mese, è il podere ai balloni, e siamo sempre a Bocca naturalmente. Caterina Ziglioli, responsabile degli eventi del podere e dell'accoglienza del podere ai balloni. Qui siamo in un luogo splendido. Come è nato il podere ai balloni?
Allora, il Podere Valloni è l'azienda storica di produzione del Bocca d'Oc. L'azienda è stata fondata negli anni 70, è stata rilevata dalla signora Cristiana, quindi l'architetto lombardo, e la professor Sertorio, che hanno un po' voluto rivalorizzare questo luogo. Hanno acquistato la Ca' Finazzi, che è la casa di proprietà ora, che è una dimora storica del Settecento. Hanno ricostituito quella che era la dimensione del podere risalente al Medioevo, acquistando tutti i vigneti intorno, ripiantando nuova vigna e riportando la produzione su queste colline. La proprietà conta 3,5 ettari di vigneto per una produzione media annua di circa 6.000-6.500 bottiglie. Quest'anno abbiamo ottenuto finalmente la certificazione al biologico e quindi con la vendemmia 2014 potremo scrivere sulle nostre bottiglie vino prodotto da uve biologiche. Come vi ricorderete, nella puntata precedente abbiamo inaugurato una nuova rubrica, il trova lavoro o il cerca lavoro, o anche il chi il lavoro se lo inventa. E eravamo stati a Brigano Varese, abbiamo visto quella fanciulla che si è inventata il lavoro di drogheria, ha messo su un'attività sua, piuttosto che rimanere sempre in cassa integrazione. Oggi siamo invece a San Maurizio d'Opaglio con Stefano Medina, che anche lui si è inventato un lavoro. Tu facevi l'elettricista, sei rimasto senza lavoro e hai detto: non posso stare qui nel negozio di mia madre che ha già il suo da fare, e ti sei inventato un lavoro. Cosa hai fatto, cosa fai, cosa proponi? Allora, il lavoro è semplice, è un tuttofare, quindi piccoli lavori che uno può avere necessità a casa, in giardino, tipo il taglio delle erbe, imbiancare, verniciare, riparare un serramento, una tapparella, cambiare i rubinetti, di tutto quello che uno, niente di specializzato, nel senso che non farò più un impianto elettrico come facevo da elettricista, non farò un impianto idraulico, ma i lavori che a casa uno con un minimo di attrezzatura e capacità potrebbe essere in grado di fare. Quindi le piccole manutenzioni. Piccole manutenzioni, sì. Quello che si fa tutti i giorni, quotidianamente, ma che molti magari non riescono a fare. Esattamente, esattamente. Quindi come si fa ad arrivare a te? Arrivare a me, io ho un sito web su Facebook dove è chiamato Stefano Handyman, sono a San Maurizio d'Opaglio, lì ci sono i dati email, numero telefonico e tutto quanto dove potermi raggiungere. Tanti auguri e grazie. Alla prossima occasione con un altro cerca lavoro che troveremo chissà dove, ma lo troveremo. Tra busti austeri e visi famosi come quello di Alessandro Rotonelli ci portiamo nel comune di Maggiora dove avevamo promesso di andare. Poi parleremo anche di questi busti strani che hanno un viso, qualcuno, c'è un professore emerito di sublime matematica che non fa proprio per me. Sindaco Fasola, i quattro motivi per scegliere Maggiora. Beh, i quattro motivi per scegliere Maggiora, uno è già stato enunciato, Maggiora Antonelli. Maggiora Antonelli, a Maggiora, oltre alle opere di Antonelli, che mi limito a dire che sono lo scurolo di Sant'Agapito Martire, scurolo dove abbiamo il santo patrono, la casa di Alessandro Antonelli, le tombe antonelliane, tombe antonelliane nel cui edificio c'è e riposa la salma di Alessandro Antonelli. Seconda cosa, non possiamo tralasciare Maggiora lo sport. Maggiora lo sport perché in realtà, come si saprà già, Maggiora è patria dell'autocross, autocross con lo Sport Club Maggiora, che da anni organizza, bensì dal 1970, organizza competizioni sempre ai massimi livelli. Ricordiamo la tradizionale gara di Pasquetta piuttosto che la gara di campionato europeo di autocross, che è la più importante, diciamo, manifestazione a livello europeo che venga fatta. A Maggiora normalmente si fa la finale di questo sport in cui vengono assegnati tranquillamente i titoli di campione. Poi, dulcis in fundo, dobbiamo dire che Maggiora, proprio dallo scorso anno, ha riattivato con non pochi sacrifici, ma i duri sono sempre duri e gli ultimi a morire, abbiamo attivato la pista tradizionale di motocross. Motocross a Maggiora si corre l'unica gara, il GP d'Italia, per cui il Gran Premio d'Italia di motocross,
unica gara che viene assegnata a una nazione, e io dico sempre è assegnata a Maggiora, evviva, è in provincia di Novara ed è in regione Piemonte. Questo lo dico perché il presidente della provincia e il presidente della regione sia sensibile a questo mio appello. Poi, formula unica, siamo gli organizzatori di una competizione che va avanti ormai da 28 anni, il 29esimo è quest'anno, Palio dei Rioni. Ed è uno degli argomenti che affronteremo tra poco. Esatto, affronteremo tra poco, e ho la fortuna di avere qua dei componenti di questa associazione, oltre al presidente della Proloco che siete al mio fianco, e saranno loro a dire che cosa porta a Maggiora il Palio dei Rioni. Per i maggioresi è il top delle manifestazioni, perché indubbiamente tutti i maggioresi sono portati ad intervenire, ma lascio a loro le parole, perché poi io sono un appassionato, lo si vede al momento in cui enuncio queste cose. E la quarta cosa, perché lei mi chiedeva almeno quattro cose, Da tre anni a questa parte partecipiamo e siamo soci di Città del Vino. Città del Vino perché Maggiora, non va dimenticato, Maggiora è un produttore del Bocca d'Oc. Nel Bocca d'Oc noi ci siamo iscritti a Città del Vino, e con le manifestazioni che Città del Vino fa, Maggiora è entrato in toto in questa. Non a caso Maggiora, e lo dico con tantissimo orgoglio, perché oltre al vicepresidente è anche un mio assessore ed è anche un portatore di titolo, quest'anno Maggiora ha vinto a Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo, ha vinto il titolo di campionato italiano Città del Vino Corsa delle Botti. E quest'anno, 27 e 28 di settembre, saremo noi gli organizzatori della finale del campionato italiano di Città del Vino. Ecco perché vino, gastronomia, sport, Antonelli, per cui cultura, architettura e così via, è un richiamo per dire venite a Maggiora. È un piccolo paese di 1750 persone, ma tutti sono carichi di tanta diciamo voglia di dover fare in volontariato. Allora, le Città del Vino cosa contribuiscono a promuovere? Parliamo di immagine del paese, ma anche qualità del vino. Assolutamente sì. Allora, come ha già ricordato il nostro sindaco, noi produciamo il Bocca d'Oc, ma non solo, anche il Colline Novarese, che è un'altra DOC. E ci siamo iscritti nel 2011 a questa associazione nazionale, proprio perché questa associazione promuove il vino e altri prodotti tipici in aiuto sicuramente ai produttori locali. E quindi era un nostro interesse far sì che i nostri prodotti venissero degustati e visti non solo qui nelle nostre zone, ma in tutta Italia. Con che entusiasmo partecipate? Con che forza vi porta a partecipare a queste iniziative in giro per l'Italia? Sicuramente un grande entusiasmo. Diciamo che noi rubiamo gli spingitori dall'Associazione del Magistrato del Palio, che quindi sono già sufficientemente allenati per il Palio di Maggiora, e si va poi in giro per l'Italia con i risultati che diceva prima il nostro sindaco, che ci hanno portato dopo due finali perse nel 2011 e 2012 a vincere la finale del 2013. Noi adesso parliamo di Maggiora vista dalla Proloco, e per parlare della Proloco di Maggiora non possiamo far altro che andare dal presidente, che se non sbaglio è stato o confermato o eletto da poco. Dico bene? Un anno circa che siamo stati il nuovo consiglio della Proloco, abbiamo dovuto prenderli in mano perché c'era stato un momento che si stava perdendo questa Proloco. Però l'anno scorso con le luminarie, perché c'era il 25esimo del Santo, abbiamo dovuto farle due volte, poi la castagnata e tante cose. Adesso abbiamo ancora in programma di fare una gara. L'estate, ad esempio, cosa state preparando? Stiamo preparando, se va in porto, era già in programma l'anno scorso, una gara di calcetto, di calcio balilla.
sempre se il comune ci darà una mano a lasciarcelo dove c'è la zona del campetto in via Dante. Poi c'è una camminata, questa qua la fanno giù, mi sembra giù a cavallo, la camminata domenicale col cane, coi cani. Il magistrato del Paglio ci porta a parlare della gara delle botti, che è una manifestazione famosa non certamente solo in provincia di Novara, ma in tutta Italia. Il magistrato del Paglio. Io non sono il magistrato perché in questo momento sta lavorando, per cui non poteva essere qui con noi. Io faccio parte dell'associazione del magistrato del Paglio, che quest'anno avrà la possibilità di l'onere di portare avanti la manifestazione che da ormai 29 anni, questa sarà la 29esima edizione, del Paglio dei Rioni. Perché proprio a Maggiore un Paglio delle Botti? L'idea è nata in uno di questi giochi che vengono fatti per l'assegnazione del Paglio. Praticamente mancava un gioco che concludesse in maniera abbastanza eclatante la manifestazione, per cui è nata dall'idea di Franco Zanetta, che è stato il primo presidente e magistrato del Paglio, diciamo, è nata questa idea di far correre le botti in giro per il paese. Sono delle botti che normalmente pesano 120 kg, inizialmente erano con zavorrate con 35 kg di ghiaia e vengono spinti su un percorso qui in mezzo al nostro paese di circa un chilometro. Vengono spinte da componenti di squadre da 9 persone e ed è una prova decisamente molto impegnativa ma anche molto spettacolare. Bene, grazie, noi dobbiamo chiudere qui perché non abbiamo più spazio e vi diamo appuntamento naturalmente per il prossimo appuntamento, che sarà con un altro comune o forse due. Ciao.